Un punto di riferimento prezioso per chi soffre di sclerosi multipla, una presenza amica. È questa la fotografia di AISM Belluno, associazione che da oltre 30 anni opera in provincia per essere al fianco di chi è affetto da tale malattia neurodegenerativa che colpisce ogni anno in Italia molti troppi giovani. Secondo il barometro AISM 450 sono le persone interessate nel Bellunese. Proprio per queste, oltre ai consueti servizi di riabilitazione con attività. Attività fisica adattata e consulenza specialistica psicologica, solo per fare degli esempi, il Sodalizio punta ad estendere ulteriormente l'attività. L'idea è quella di raggiungerli a casa il più possibile e quindi a breve partiremo, grazie alla Convenzione con l'Ursa, dai servizi, dalle visite mediche, dai servizi a domicilio o molto in prossimità dei luoghi da cui dove abitano le persone nei vari territori della provincia di Belluno, per poter raggiungere anche le persone che altrimenti sono isolate, e però hanno la malattia, hanno necessità di avere un aiuto, un sostegno e delle attività dedicate a loro. Strategica quindi la collaborazione con l'azienda sanitaria locale. Sicuramente i primi di giugno partiremo con le prime visite anche qualcosa prima. Tesoro dell'associazione inoltre, naturalmente, i volontari. Abbiamo il volontariato, quello più classico che tutti possono pensare, i trasporti, il supporto all'autonomia che riguardano una fascia di persone con sclerosi multipla con disabilità più avanzata. Però abbiamo anche tutte delle attività che riguardano l'accoglienza, l'affiancamento alle persone diagnosticate, sono in provincia di Belluno circa 12 ogni anno, che hanno bisogni completamente diversi. Quello in corso è un periodo assai significativo per l'Associazione. Il 30 maggio viene festeggiata, chiamiamo impropriamente così, la giornata della sclerosi multipla, per cui viene fatta sensibilizzazione per rendere anche le persone consapevoli su questa situazione. Malattia, di che cos'è la sclerosi multipla? Può essere fatta anche sensibilizzazione ma anche prevenzione: nel senso che le persone, appena hanno qualche sintomo, non è più come in passato, ma possono subito recarseli dal medico di base. Per cui accelera tra virgolette il, il percorso terapeutico, per cui viene scoperta subito, si può agire subito e quindi le persone possono vivere sostanzialmente una vita, una vita normale.